sempre organizza questa splendida manifestazione insieme a tutto lo staff e a Tatiana, a tutto il resto. Grazie ovviamente per essere stati con noi. Signore e signori, fate un applauso all'organizzazione! Oggi stanno per fare un sogno per 1.350 persone per la prima volta. Alzate le mani, chi di voi per la prima volta gareggia oggi? Per la prima volta con noi, per la prima volta qui al Passatore. Siete 3.700. Non ho capito. Vabbè, però il resto non ce la fanno a vedere. Vabbè, il cibo va messo alla scarpa, va messo alla caviglia, va messo basso, altrimenti non vi funziona. Diciamo anche in inglese, grazie. E poi un grazie a tutti gli sponsor, a San Giovese, alla Saltoni, a tanti sponsor che sono con noi, che sono veramente tantissimi. A loro va il nostro ringraziamento, ma soprattutto il nostro ringraziamento va a voi, 3.066 podisti, record dei partecipanti di oggi, e quindi siete veramente in tanti, con 1.358 esordienti. Eugenio Gianni, subito con noi, perché tra un po' andremo a scandire gli ultimi minuti per voi. Eugenio, 3.066 iscritti, record dei partecipanti, 1.358 sono la prima volta che gareggiano con noi, quindi ben un terzo di questi ragazzi, di questi atleti, di queste atlete sono la prima volta che scelgono di partire dalla città più bella del mondo, Firenze, che li ama, e arrivano nella città ancora più bella di Faenza, che li aspetta. È la sfida che tutti noi vogliamo fare nella vita. 100 km, arrivare a più di 1000 metri in altezza partendo dai 59 metri sotto il livello del mare di Firenze, ritornando a Faenza a una altitudine simile, un dislivello di 1000 metri da percorrere a piedi, con la consapevolezza che probabilmente quando si arriva là verso Casalla e si scavalca il passo della colla e si scende giù verso una rame, quelle strade nel mezzo della montagna, nel mezzo dell'Appennino, sono strade che ci accompagnano nel periodo notturno, con luci di scusa, ma con questo è una sfida della vita per tante persone, e con questo non sto con loro attaccamento, con il significato del suo sport. Tutte le lezioni che da decenni abbiamo vissuto nel Passatore, abbiamo vissuto questa come anche il campionato mondiale del Gran Combo, e sempre più di quel passion di questa corsa turistica da un senso del senso della storia. Il Passatore era un luogo che viveva della Toscana alla Toscana e la Romagna. Era una figura che quindi ha significato molto nella storia di questi territori, quindi storia, cultura, ambiente, natura e soprattutto l'uomo che sfida a se stesso per raggiungere sempre i propri obiettivi e nuove emozioni. Auguri a più di 3.000 partecipanti e grazie all'organizzatore che vi trovano questo rapporto nella storia con la Romagna e la Toscana. E questo è il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Gianni, che ringrazio e condivido appieno le parole che ha appena detto da un altro, dal Consiglio regionale al Comune di Firenze. Ne approfittiamo. Forza ragazzi, tanto dovete andare in zona, e intanto ancora Giorgio Cantaterra qui con noi. Ne approfitto con la Andrea Bocci, in rappresentanza del Comune di Firenze, ma anche assessore allo sport. Scusa, che deve andare la partenza, perché altrimenti sarebbe stato con voi, giusto? Questa è la cosa di Firenze, troppo dura, troppo lunga, ma quanto facile, quanto misticismo c'è dentro questa costanza, 200 km, 2 ore, 2 città, 3 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 città
Thank you.
mi piacerebbe ancora come l'assessore avesse già una penisola.